arrivati alle 22.05 a bordo di un Audi, tre uomini entrati in azione domenica sera alla nuova Servigomme in via Fragheto, nella zona dell'ex zuccherificio a Fano. I malviventi hanno prima aperto il cancellino, poi hanno spaccato l'inferriata a protezione del negozio ed infine hanno forzato la porta d'ingresso. Tra gli attrezzi utilizzati c'è questo piccone, ritrovato stamattina poco distante. A quel punto è scattato l'allarme collegato con la vigilanza privata, ma i ladri, nel giro di circa 10-15 minuti, sono riusciti a mettere a segno il colpo. Nel loro mirino, infatti, c'erano soltanto le due moto posizionate qui davanti, giusto il tempo di cercare le chiavi e di ripartire. Sono usciti dal portone che dà sullo stesso parcheggio e poi sono scappati a tutto gas a bordo dei due mezzi appena rubati. Il titolare, Eugenio Persanti, è stato avvertito dagli agenti della Vigilar che si sono subito recati sul posto, ma dei tre non c'era già più traccia, se non quella lasciata sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti. Era una Ducati, un Monster, abbastanza nuova, di 3 anni, e una moto da cross nuova, cioè una moto, ecco, una targata e una non targata. Però fondo cassa non hanno toccato? No, i soldi non hanno toccato. E sinceramente dal volto sembra sì che hanno tipo dei berretti, qualcosa che non si riesce bene a capire. E anche perché di notte sì, ci sono le telecamere, però non è che cioè, è illuminato, ma fino a un certo punto. E comunque si vede due persone che corrono e poi si vedono le moto che partono e vanno verso, diciamo, verso l'autostrada. Ha già sporto denuncia? Sì, sono stato già dai carabinieri e devo ripassare per altri documenti che mi hanno chiesto. Questo furto, ci ha raccontato il titolare, è il terzo messo a segno negli ultimi 15 anni. Nei precedenti furti invece che cosa era successo? Beh, la prima volta ci avevano portato via tutte le gomme, è stato un furto molto più importante, sinceramente, avevano sfondato i muri, avevano fatto un lavoro grosso. Dopo un po' di anni ci hanno rubato la cassa, si sono scesi praticamente hanno fatto un buco sopra dal tetto. Se dovesse invece quantificare questo colpo? Ah, il valore, allora, la moto da cross era sui 5.000 euro e la moto da strada dovrebbe essere sui 12.000-13.000 euro. Più i danni alla struttura? Sì, poi i portoni, hanno tutti, vabbè, le altre cose che hanno rotto. Quindi probabilmente soltanto le moto erano il loro obiettivo, da quanto tempo le aveva qua? Le moto erano qui da un paio di giorni. E poi avevamo tolto anche le chiavi, però le hanno trovate e poi sono andate via, perché sicuramente era mirato il furto per le due moto, perché non hanno toccato nient'altro, per cui solo quelle. Potrebbe essere qualcuno che è già stato qua dentro? Sicuramente, in questi giorni ha visto le moto e poi ha considerato, ecco, il tutto.